Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati all'appuntamento con la cucina di Teleponte del mercoledì. Oggi abbiamo due splendide presenze, una sicuramente, l'altra lo è splendida per la sua gentilezza e la sua disponibilità. Allora, innanzitutto la signora Sabrina De Eusebio di Giulianova, buongiorno e benvenuta alla nostra cucina. Anzi, salutiamoci come conviene. Grazie. La signora è Miss Mamma Gold. Gold, Miss Mamma Gold, finalista nazionale Sì. di Miss Mamma, ma tra un po' ne parleremo. E qui ovviamente non per partecipare a un concorso di bellezza, ma qui per darci una mano in cucina, vero? Cucinerà proprio la signora Sabrina. E poi Walter Squeo, il comandante di Giulianova. Noi qui facciamo cucina. Saluto tutti quanti, sì. Un cordialissimo saluto al comandante Walter Squeo. Facciamo cucina di mare, vero? Sì, Cucina io non di faccio cucina, barca. sì, di barca. Noi Ma facciamo queste cucina di barca, signora. alici, ieri sera sono rientrate il Chi le primo ha giorno. prese queste Le alici? volanti. Le Non so se è volanti, stato. che non sono quelle del 113, giusto? Una coppia di volanti pugliesi. Non so se è stato fatto pure un Sì, servizio abbiamo fatto un servizio, l'ha su fatto quei ragazzi, Francesco sì, che. con i pescatori di Molto Bisceglie. gentili, sì, È molto vero, è vero, disponibili. è vero. Abbiamo fatto il servizio, ci hanno spiegato perché sono qua nel nostro mare, insomma, perché Sì, pescano perché il Mare proprio Nostro fondamentalmente il pesce azzurro e le è più alici. ricco, sì, il È Mare più ricco. Nostro. Sì, logicamente Oh, è però prima di quello. svelare, abbiamo visto che la materia prima adesso sono le alici, però Sì. facciamo la conoscenza con la signora Sabrina De Eusebio. Miss Mamma, che concorso è? Può È un concorso nazionale guardare di là per così la vedono. Ecco. è un concorso nazionale per tutte le mamme, È un sono concorso di bellezza comunque, di non solo. bellezza, di simpatia, poi si fanno anche delle esibizioni, quindi Quindi non anche. il classico concorso da Miss, anche se pure quelli da Miss, No, no? è più mamma, È più mamma, diciamo. è più il Sì, ruolo della mamma viene viene fuori detto. più il ruolo della mamma. Abbiamo fatto le E come ha finali. partecipato? Come Delle selezioni a San Benedetto, si le. fanno delle selezioni, poi si arriva in semifinale, E in come ha pensato di finale. partecipare? Chi gliel'ha detto? Perché no, Ha cioè, saputo lei, magari? no, io un periodo ho seguito un po' le selezioni per le ragazze, per i concorsi di ragazze, e poi mi è venuta voglia di E li ha sfilare. seguiti? È venuta Giustamente. voglia pure a me di Per sfilare. le ragazze, perché li seguiva quelli delle ragazze? No, le seguivo negli spogliatoi, le Ah, quindi come. Ah, ho aiutavo. capito, Sì, sì, proprio sì, sì. No, facente no, parte dello no. staff, Sì, insomma. facevo parte dello Ah, vabbè, allora il staff. passo è stato breve. Sì, Miss Mamma, anche se la oltre a passerella sfilare, intimidisce un po'. ci credo, oltre a sfilare che chiedono di fare? Dovete. Sì, dobbiamo fare delle esibizioni, Di quindi cucina ho. pure? Sì, Pure di cucina. cucina. Certo, cioè, poi dipende, ogni mamma Certo, le mamme fanno porta la tutto in sua. casa, Sì. è normale, giusto? Cioè, c'è chi balla, chi sa cantare, chi sa Lei che ha fatto? ballare. In Io ho cosa si è esibita? ballato, non Lei ho quindi è cucinato. un'appassionata di danza. Sì, io ho ballato, vabbè, il E oggi valzer. Ma il volevamo valzer mettere la poi musica possiamo per la fare. signora. Però mi piace tanto cucinare perché mi piace tanto E allora oggi mangiare. pasticciamo. Che prepariamo Sì. oggi, Oggi tutto a base di Walter? alici perché voglio far capire Quando ci piace? Io sono che patito di bisogna alici. Per mangiare il pesce azzurro. Il me è il pesce azzurro è migliore. nostro, A me è sì, quella che contiene piace di omega più. 3, l'omega, il famoso omega 3 Sarò pure un po' grezzo, ma a me le alici mi che piacciono tantissimo. per il cuore, cioè, che protegge la circolazione, il Sì, cuore omega 3. sì. Infatti, se non sbaglio, fanno in TV una pubblicità che bisogna mangiare il pesce 3 volte alla Lo settimana. vedi? Perché, specie il pesce azzurro che è Lui c'ha ricco il di. conflitto di interesse con la vicenda così, ma Beh. io sono d'accordo No, invece. no, Bisogna ma ha mangiare di più. perfettamente Sì, ha perfettamente ragione. ragione. Sai che quando io ordino la frittura di pesce, che di solito la frittura di paranze, c'è tutto, Sì. no? I merluzzetti, io chiedo quasi sempre, non me ne vogliono i merluzzetti, di sostituire tutti i merluzzi Con con le l'alici. alici, Sì, perché perché l'alice è un mi prodotto che piacciono di si più trova sempre. Ieri saporite. sera Sì. le ho prese fresche, un po' l'ho cucinata ieri sera per me. E E adesso, oggi come si le facciamo? possono Sì. E cucinare in molti modi, le come no? alici, la pasta, Sabrina gli ci vuole antipasti, fare secondo. il sughetto e ci facciamo spaghetti, uno spaghettino Oh, alle quando ci alici. piace questo. Sì. Quindi Lei facciamo un primo e un secondo addirittura. è specializzata nel primo e io faccio Lei, l'alice. la nostra Miss Mamma è specializzata nel primo. È di Sì. Giulianova, giusto? Sì. Proprio di Giulianova. Va bene. Abitiamo vicino, Giuliano. vicino al mare, tutti e due. Vicino al Stiamo, mare. sì, a Che bello il mare. 200 metri dal Io mare. seguo le Sì. foto che mette Walter su Facebook, no? E mette sempre queste bellissime foto quando esce in barca, ovviamente, con la Panoramica, sì. lungolare, belle sul mare, davvero
sotto a questa scorza di rude marinaio sì, batte un cuore di poeta. È questo. Di poeta no, però amo il mare, capito? Questo, Ed è giusto, ed è giusto. Allora, la signora ha cominciato a lavorare. Loro hanno preso possesso dalla cucina e sono arrivati. Sì, è normale dalla redazione perché... ed erano gli assoluti padroni, come è giusto che sia. Perché signori, io sono un eretro, si muove. Ci sono dei tempi da rispettare. No? Sì, perché noi abbiamo il tempo contingentato. All'una e mezza dobbiamo augurare buon pranzo nei nostri spettatori. Quello, allora, il pesce, almeno a mio avviso, adesso vediamo se lui mi dà conferma. Se ti metti a sfilettarlo qui, ti metti? Sì, così deve essere, cambia posizione. Per me deve essere cucinato molto velocemente. Esatto. Tu che ne pensi? Sì, non è vero, sì. Ma noi in barca quello pesce, facciamo. Il segreto del perché pesce è la velocità. Perché il pescatore deve mangiare subito. Non sta mica per te nel mezzo al mare. Poi parliamo sennò dei nuovi metodi. No, per lasciare i profumi e i sapori. Se viene molto cotto si perde un po'. Vedi, siete d'accordo? Siete in sintonia, va bene, va bene. Le è preparata. Benissimo. Allora, tu che hai fatto, Walter? Io sto preparando le alici da friggere, eccole quelle qua. Sono dopo le alici ci mettiamo da la friggere. E questa, mo lei, Sabrina, viene signora, qua. Signora, prego, prego, si muova. Ti volevo chiedere una cosa, il forbice? Le forbici, le forbici. Allora, può darsi che siano... No, le forbici l'abbiamo tolte. Eccole qua. Ci sono. Eccola, l'avevamo già preparata, che noi prepariamo sempre tutto. Ok, grazie mille. Il comandante. Qua bolle. Vedi che devo fare, devo abbassare. Mettiamo adagio, si dice, in termine marinaresco. Tu devi parlare in termine proprio... Abbassa così. Adagio, metti adagio, cioè la marcia... La marcia più bassa. La marcia più bassa. Della barca a motore. Mettiamo già le alici in mezzo alla farina. Così queste sono le alici da friggere. Mi trovo il lavoro fatto. Che si fa? Le ha tolto la testa e l'interiore? Sì, e le frigo... È stato chiesto un uccellino, vero? Sì, mi hanno chiesto di friggere le alici. E quello facciamo. Siccome adesso noi con le vongolari, non voglio fare polemiche, purtroppo se con le vongolari siamo polemiche. Dove, quello fai. Fare polemiche. Come inizio, con le vongolari siamo ferme e... Siamo a spasso praticamente noi. Siete fermi perché è il periodo che prevede... No, abbiamo fatto un fermo... Un fermo volontario. Volontario, perché sì. L'avete fatto? Perché ci hanno preso lo spazio in mare per lavorare. Scusa un attimo che così ti metti... Sempre la questione del parco. Metti Sempre la questione del parco. Nel parco Però vi siete accordati, è arrivato un accordo clamoroso. Vabbè, sentite pure tu. Come no, Noi lavoriamo nell'informazione, quindi... Sì. No, ci siamo sentiti anche con Walter, quindi c'è stata questa riunione. Promossa dall'assessore regionale Pepe, Pino Pepe che sta facendo veramente un bel lavoro. Giovane. Bene, ci fa piacere. Nonostante sia di Torano, esperto di... Nonostante esperto, perché? No, esperto più di campagna. Di campagna. Adesso sta facendo nonostante un bel lavoro. Nonostante sia di Torano l'assessore regionale... Non è una cosa brutta essere di Torano. Ci mancherebbe, una bellissima però zona. Per essere uno di campagna troppo si muove in mezzo si al muove, mare. Si muove. Allora. Infatti abbiamo... No, avete raggiunto un accordo con la regione, ma soprattutto con il parco. Sono stato in conferenza regionale con il parco. Di quell'altro. Penso abbiamo fatto una conferenza regionale apposta per questo per l'area protetta. Per pescare all'interno tutti. Dell'area questa volta protetta. C'erano tutti, c'era Grazia, il dottor Corale, c'era il sindaco di Pineto. Sì. E noi abbiamo presentato un progetto, il rastrello a mano praticamente. Oh, ecco, questo c'è un nuovo sistema, un nuovo antico sistema per poter pescare senza incorrere in sanzioni, ovviamente, all'interno dell'area parco, che è in una zona delimitata dell'area parco. Lo dobbiamo vero? Ancora, purtroppo, ma sporco qua è. E qua che sporco è per forza, noi stiamo a lavorare. Niente, e quindi quello questo però sistema, adesso lo dobbiamo. Questo sistema, Walter, va bene anche al parco, vero? Sì. È un rastrello al mare, non ci sono più le turbosoffianti. No, è tutto da collaudare, da provare. Certo. Con l'istituto, con l'ISPRA della ricerca e soprattutto con il nostro zoo profilattico, l'istituto zoo profilattico di Teramo, che ci è venuto sempre a fiango. Giusto, qualsiasi... per mettere a punto questo nuovo sistema. No, sempre ci è venuto a fianco. Bravo, bravo. È 20 anni che ce l'abbiamo sempre... Sempre là, ma a fianco, dottoressa Gianzante, cioè, vi fa piacere o vi preoccupa? No, noi ci fa piacere, qualsiasi problema noi notiamo in mare, chiamiamo la dottoressa Gianzante, lei viene a bordo, e vi tutela, dice, c'è questo problema, lei va a vedere, logicamente fa il prelievo suo, come bisogna essere fatto, perché il pescatore non può fare un prelievo in mare. Quindi scusa, questo nuovo sistema di pesca rastrello, chiamiamolo così, senza motore, senza turbosoffiante. Senza turbosoffiante, sempre che... Da quando lo potrete usare? Non lo so, bisogna vedere. Dovete ancora raggiungere questo. Sicuramente non già... Già abbiamo cominciato a friggere. Allora dobbiamo... Prego, Walter, prego.
dobbiamo, come dire, preparare già qualcosa dove metterle. Sì, sì, ma il direttore prepara che lo Scottex col piatto. Beh, ma un piatto più grande ci vuole. Allora, vediamo un po'. E credo che sia lì dentro ancora però, Posso, Walter, chiedo scusa perché qui siamo in tanti, ma... No, c'è una... Ci dovrebbe essere quello lungo. Allora, direttore, te lo sei... Tu mi chiami direttore, anche se io non sono direttore, ma vabbè. Il famoso rastrello, lo avete studiato pure voi, lo state guardando? Come no? Comunque il problema più grave nostro è... Qual è? Io ribadisco singolo sempre l'inquinamento del fiume. L'inquinamento dei fiumi è la cosa più... È vero, tu hai sempre battuto su questo argomento, ma giustamente. Va bene così? Perfetto. Lo mettiamo qua, Walter, che sta bene? No, dopo me lo metto di qua. Ma anche guarda un po'. Perfetto. Va. In perfetta sintonia. Io do in giambo? Ne preparo un altro, vero? O basta quello? No, ma un altro ci vorrebbe, sì. Un altro ci vorrebbe. Allora lo prendiamo. Adesso, vedete, Sabrina già sta facendo... profumi, vedi? I profumi vanno, eh? Il lavoro che sto facendo... Guarda il mare come bolle. Il lavoro che sto facendo lei, vedi? La sfilettatura, è importante. Sì. Sì. Certo. Quello è per il condimento del primo piatto, signora? Sì, per fare le alici. È bello. Oggi qui si leccano i baffi. Senti che profumo. Oh, che profumo. Siamo a bordo. Dove stiamo andando? Allora, ieri è venuto pure Marcozzi un giorno sul porto. Francesco. Francesco Marcozzi. E i pescatori c'avevano le vasche. Ieri sera dalle vasche con... come si dice in dialetto? Con la dillo come... con la caccia maccarufo, dicono loro. Sì, grandi. C'hanno delle cose grandi e l'hanno messo e ce lo mettono dentro la cassa. Ma non solo, cioè loro regalano, se viene un passante... Sì? La prossima volta voglio fare il passante allora. Sì. Ma questo qui... Diciamo ti servono per... tutto, okay, sì. Okay. Ma l'importante è che non stia... Qui questo no, va, no, questo non è azionato. Cioè... No, infatti, ma tu ormai sei esperto. Questo non è facile, è una cucina ottima, non facile, è induzione. Non facile da usare, ma è sicura però, perché sicuramente non ci fai male. Sulla barca c'è sulla barca classico. Dovrebbe essere anche così, induzione. Sarebbe più comodo. Sarebbe forse più comodo, però che così in barca non è... Non ce lo vedo. No, tu senza la fiamma in barca non ci vai d'accordo. Ecco. Allora, io dovrei cominciare ad aprire il vino, che ne pensate? Sì, il vino ci così vuole. Facciamo un aperitivo. Serve a Sabrina per sfumare, se non sbaglio. Anche perché voi lavorate, io non faccio nulla, almeno. E vedi come vengono? Vengono bene. Si sente il profumo? Si sente tantissimo. Guarda là le alicette fritte, che spettacolo della natura. Sono e la signora, oltre a fare la Miss Mamma, che cosa fa? Ovviamente io sono farà la mamma. Sì, oltre alla mamma. Quello è 24 tempo, ore su 24. Benissimo, tempo pienissimo. Nei ritagli di tempo. Delle passioni, dei lavori. No, io sono una mediatrice assicurativa. Ah, quindi si occupa di assicurazione. Sì, di assicurazione. Però non è una passione quello. Quello è un lavoro. È un lavoro. La mia passione è anche attività fisica. Sì. Palestra. Ah, in palestra. Sì. Perché si mangia e poi si smaltisce. 2-3 volte. Quando il tempo me lo permette. Lo consente. Devo azionare il gas. Un attimo che metto questo e facciamo. Tanto allora. Fa subito a fare il sughetto. Sì, sì, faccio subito. E io qua sono alle prese con... Allora, facciamo così. Vengo io ad azionare. Direte, volevo dire... Il fatto che sono stati... Allora, questo qui, giusto? Sì. Tangate, questo spostiamoci un po', se no... Mettiamo a 4, vero? Non molto alto. Sì, qua bisogna fare la somma, perché dopo se no si spegne tutto. Bravo. Grande, Walter, espertissimo. Ma tu l'hai conosciuto prima di me? Sì, mi ricordo la prima volta, non avevamo le pendole nostre, non funzionavano. La pentola dell'induzione. Che c'ha proprio il codice sotto. La signora l'abbiamo messo un po' in difficoltà, che c'ha la padella un po' lontana. L'abbiamo messa là perché così si vede, capito? Se no non si vede come fa. Noi siamo arrivati alla prima pubblicità. Sì, ci fermiamo allora perché poi spieghiamo per bene, ce lo facciamo spiegare da Sabrina cosa mettiamo nel sugo, giusto? Come lo realizziamo. Allora, pubblicità e torniamo insieme.
Ideal Casa, il posto perfetto per trovare il meglio per la tua casa. Liste nozze, articoli da regalo, piccoli elettrodomestici, splendidi lampadari scontati del 20%. Ideal Casa è rivenditore ufficiale ed esclusivo a Teramo per Lagostina e Guzzini. Scegli la tua lista nozze da Ideal Casa, per te un gradito regalo. Ideal Casa è a Teramo, in Corso dei Michetti 27. Un pochino eccoci basso. Qua, eccoci qua. Allora, siamo prima di spiegare il fuoco, sì. Allora quello lo alziamo. Questo è per Sabrina. Grazie. Poco, però mi ha detto poco, poco. Certo, questo poco. Per il comandante, un brindisi se lo vuole. Grazie. Ovviamente. Intanto per Sabrina, che la ringraziamo di essere qui, per il nostro Walter e per tutti i telespettatori che sono a casa. Quindi ci appropinquiamo ad augurare il buon pranzo, lo facciamo bevendo un goccino sì, di a tutti. Sta scaldando. Allora, quindi come facciamo questo sugo, Sabrina? Allora, mettiamo aglio. Allora, devo alzare il mio. No, aspetta prima, che Sabrina. Stai già in allarme, vedi, senti? perché non so se funziona, ma perché queste, non no? Vedo. Quello è a 4 adesso. No, questo mettere a 5, a 4 allora, questo. Ecco, togliamo questo, questo qua, vediamo un po'. 5. Possiamo pure abbassare in tutto, a 2 questo, sì. L'abbiamo messo a 6. Va bene. Dovrebbe tra un po' decollare. Allora, che tipo di sugo si fa? Allora, mettiamo l'olio. Abbiamo messo l'olio. L'aglio ecco, intero. Simone, sì, in questa padella qui, così Sabrino ci spiega. L'olio, l'aglio vestito. L'aglio sì, vestito. L'aglio vestito. In camicia, come si dice? Sì, in camicia, benissimo. C'è un motivo perché lo metti vestito? Sì, perché... Si raffredda. Perché il sapore si sente meglio e in più l'aglio è meno forte. Sì, e poi lo puoi togliere. Poi lo tolgo. E questa è da Miss Mamma questa cosa. Sì. Certo, perché alcuni non lo digeriscono oppure non è, quindi, molto presentabile l'aglio. È meno forte, insomma. E poi c'è un trito di cipolla. Uh-huh. E poi mettiamo i pomodorini. Poi quando sarà andato? Sì, è andato. Ecco, comincia a fare qualcosina. Sì, 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 è andato. Sì, ma abbiamo tempo, però l'orologio non lo vedo. Ci abbiamo tempo, dietro guarda la telecamera, non ti avviso io. Comunque sì. È meno, era meno un quarto quando abbiamo lanciato la pubblicità, sì, sì. Eccolo là, meno 12, vero no, Simone? Sì, sì, perché ho bisogno di vedere l'orologio 12 per regolarci, che dopo Sabino la fa saltare lì la... Sì, facciamo saltare. Un po' di pasta. Sì. Tutta la pasta. Tutta la pasta, ma sì, come no, questa la mangiano tutti qua. Fanno la ola i nostri colleghi di regia, Simone dietro le telecamere, usami, Pietro allora, in regia e poi gli altri colleghi. La forchetta sì, forchetta sì, sì, qui, 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 prego. Grazie. Quindi... Si parla di pesca sostenibile, capito? No, oh, pesca sostenibile. Ma hai visto che è successo proprio il fatto di Venezia? La signora sta togliendo l'aglio, sì, sì, perché ha già fatto il suo lavoro, giusto? Certo. Siamo stati a Venezia a protestare. Con altro servizio, con le immagini sì, ma, di Venezia. Ma sai, giusto, sai perché? Come no? Perché non si può... Cioè, e c'erano gli striscioni nostri, cioè vostri. Sì, nostri, con Geo, io non ci stavo perché ero influenzato. C'era mio figlio, di Mattia, c'erano tutti i ragazzi. Quanti figli hai tu, Walter? Due, uno di 27 e una di 18. Un ragazzo e una ragazza? Sì, una adesso. E il ragazzo lavora con te? Sì, lavora con me, poi si è laureato. Però lavora con me perché... anche perché come gli piace, possiamo dire, gli piace, ma purtroppo non c'è... Al momento è quello lo sbocco lavorativo che ha trovato. Non ci sono sbocchi. Vabbè, nonostante il padre è un armatore, come un assist. Ma non so se è un assist. Ma non solo mio figlio, tanti ragazzi che sono laureati sono... Lo so. Dati alla pesca, prendono le patente nautiche, tutte queste cose qua. Sì, sì, sì. E purtroppo come si dice, È il problema. I tempi sono questi. Sì. Posso vedere qui l'acqua? Sì. Non è che ce la perdiamo tutta, no? Se vuoi puoi già mettere il sale. No, il sale c'è, la pasta vuoi mettere. Di già. Vabbè, allora aspettando quanto tempo. Abbiamo ancora 40 minuti. Allora alla fine. Facciamo con calma. Sì, 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 allora, sì. Facciamo con perciò calma. Questo forse lo posso pure abbassare, vero sì. Walter? Sì, così diamo più velocità. Qua non so se ha capito la signora Sabrina, che comanda il comandante. La trasmissione questa viene fatta. Io ogni tanto vengo, non vengo sempre, però per far capire. Una volta al mese non ce lo facciamo mancare. L'inquinamento di fiume è una cosa veramente indecente. Ultimamente c'è stato l'ultimo sversamento, mi sa poco dopo la trasmissione di qua. È vero. Io ho fatto delle foto giù al fiume, tu le hai viste le foto. Ma anche noi più di una volta abbiamo documentate, no? Sì, quelle che avvengono lungo il Tordino, perché sotto la cona. Non è possibile il 2015 che uno ancora sversa nel fiume, non è possibile. Sì.
Perché adesso, vedi, adesso stiamo tutti zitti perché la balenazione è lontana, ma quando ci approssimiamo... Poi interessa a tutti, vero? Ci stanno i bambini, la Miss Mamma, c'è un bimbo che va al mare, mi piace. Noi dobbiamo tutelare, ma adesso ho sentito l'assessorato che ci stanno alcuni milioni di euro per il potenziamento dei depuratori. L'assessore regionale? Sì. E quella è la prima. Allora, il danno non si deve sversare nei fiumi, però certo, potenziando i depuratori, anche quei birbaccioni che sversano, poi il depuratore riesce a intercettare e in qualche modo a depurare. No, invece quelli sversano direttamente nei canali. Noi però, certo, ci sono come quelli di origine animale che sono stati sversati nel tordino, no? Lavaggi, ma quelli retame, sono terribili, perché sono dei... No, perché usano dei solventi per lavare quelle cisterne. No, non sono solventi, quelli sono insetticidi. Potenti insetticidi sono, che ammassano tutti i germi, logicamente entrando nel fiume, dove passano. Oh, allora, quindi ancora non si sa, però, Walter, quando ci sarà la... come dire, si potrà iniziare a pescare all'interno del parco con questo nuovo sistema per deambulare. Bisogna fare altre... Però un accordo di massima già c'è. Altre riunioni, logicamente il WWF non è d'accordo, come la storia, perché... No? No, perché ogni cosa che si fa WWF non è mai d'accordo. Vabbè. Si vede che non piacciono al WWF. Però non va a guardare i fiumi. Ma la discarica Costa Lanciana ancora sta così. Si sono passati l'altro giorno. Il WWF è attentissimo, sia ai corsi d'acqua sia al mare. Però perché allora non facciamo niente? Ci stanno a discarica. Allora, mi riscaldo un po' perché. Sentiamo, si riscalda. Ma è il la famosa discarica di Costa Lanciana che c'è tutto l'ammasso di buste. Sì. Ogni tanto troviamo un delfino morto. Ricordiamo dov'è. O una tartaruga morta. Dov'è di preciso Costa Lanciana? Perché uno pensa che sia Lanciano, no? No, è circa 5 miglia dalla. Dalla foce del Tordino? Sì. Verso terra. Risalendo il Tordino. Sì, verso terra. Risalendo il Tordino, certo. Sì, sulla... E lì ogni tanto, quando... Sulla lato sud. Quando piove, piove tanto, scava. Scava e si vedono queste buste. E in mare noi peschiamo buste in blu. Ma quella è una discarica abusiva vecchia? Quella, una volta, molti anni fa, sì. L'immondizia si appelle vicino ai fiumi. Vedi? L'hanno fatto è stata questa... Cioè, addirittura era consentito quasi. Sì. Io credo che era consentito, sennò tutti i comuni facevano quel tipo di procedimento. Mi sembra strano che potesse essere consentito, però. Allora, intanto la signora Sabrina, mentre noi parliamo di ambiente. Di ambiente. Ha fatto una mossa fondamentale, però. No, questa la dobbiamo dire. Sì, ce la spiega. Abbiamo messo le alici. Abbiamo messo le alici. I pomodorini già l'aveva aggiunti. Sì. E adesso le alici. Adesso che le sono alici. State. Sfilettate. Tagliate a pezzetti. È stata tolta quindi anche. La lisca. Interiore la lisca. Sì. Tagliate a pezzetti e costituiranno il nostro condimento. Stavo parlando del tartarughe e del un po' di vino bianco. Tartarughe e delfini. Sì. Da noi ci stanno parecchie tartarughe. Perché muoiono per le buste di plastica. Muoiono per le reti, per i pezzi di rete da posta che ingoiano. I pezzi di rete da posta. Da posta, sì. Cioè. Quelle che mettono i pescatori. Veramente vanno, sono loro, i delfini che vanno a mangiare le sogliole, sono ghiotti di sogliole sulle reti. Però se non ci fossero le reti, i delfini. No, mangiano le sogliole, se ne devono trovare da sole, se vanno a comprare al supermercato. Quello, i delfini approfittano, siccome la faccio diciamo pure la pesca questo... e vengono, approfittano del pescatore che mette le reti da posta, invece di andare a cacciare, li prendono senza la rete. È capitato a me perché quando in estate noi mettiamo le reti da posta, il delfine viene là vicino e va a mangiare. Mangia solo sogli. E può quindi rimanere soffocato da queste reti? Se capita il pezzetto di rete potrebbe rimanere soffocato, quindi, sì. E invece anche spesso per le buste di plastica. Le specie le tartarughe per la le signora buste. Aggiunge un po' di sale, sì. La nostra Miss Mamma. Ma adesso è finita questa esperienza di Miss Mamma o ci sono ulteriori? Non è finita. No, ho riposto facendo di nuovo il concorso. Oh, allora, lei mi diceva che nel 2014 il limone ci va come è stato finalista nazionale. Sì. Nel 2014. E adesso ho fatto di nuovo la selezione, l'ho vinta e quindi... Ha vinto la selezione locale? Locale. Cioè a Giulianova? No. A San Benedetto. A San Benedetto, quindi locale ma... Miss Mamma Abruzzo. Quindi lei è Miss Mamma Abruzzo. Ma non lo sapevo. No, questo me lo ripeto. Non lo sapevo neanche io. Neanche io lo sapevo. Miss Mamma Abruzzo, non Miss Mamma Giulianova. Va bene. E quindi partecipa nuovamente? Sì. Va bene. Quando si terrà la prova, la selezione? Adesso stanno facendo ancora le selezioni.
per sì. L'inverno, lì, se no, sì. Per l'inverno in corso. So e che poi non è facile parlare lì, certo. Ma parla anche con me, però soprattutto con i telespettatori. E poi la finale, naturalmente le semifinali a luglio e le finali ad agosto. Quindi quest'estate, l'estate prossima. Sì, l'estate prossima. Seguiremo col comandante. Allora, qui è pronto. È addirittura pronto questo. Sì, posso toglierlo? No, questo per me è una cucina nuova quella. Noi vediamo come bisogna essere. Possiamo mettere giù la pasta. Dobbiamo aumentare. Dobbiamo reazionare qua. Una cosa, c'è il sale, mi ha detto, c'è, vero? Questo si può spegnere. No, il sale non ce l'abbiamo messo, vero comandante? Quindi, quello lo sto spegnendo. Il sale qua no. Possiamo mettere il sale. Sì, allora, mettiamo prima il sale. Allora, la pasta, eccola qui, prego. Vedi come si presentano bene le alici. Però a me mi sta venendo voglia di provarle, sai? Poi adesso le assaggiamo. Però si possono fare in parecchi modi. Si possono anche sfilettare, mettere. Chi sale, il comandante? No, la cosa sale lei. Eh sì. Il suo, il è suo. No, perché magari io ne metto troppo. Il primo è suo. Ecco l'immagine della. Eccole, proprio questa. Le alici che mangiamo noi sono le sorelle. Sono. No, sono queste. Gemelle, sono proprio quelle. Ieri si è amato questa parte. Sono qua, dei biscegliesi. Proprio lui, quel signore là che ha intervistato Francesco l'altro giorno. Abbiamo fatto? Sì. Mi sono perso il momento del sale. Quando ce ne abbiamo messo? Un cucchiaio. Benissimo, no, così lo diciamo per chi è a casa. Perché oggi facciamo questa cucina di barca. È il protagonista, sono ripartiti. Quello è il protagonista di quel famoso affondamento a Giulianova. L'angelo, no. No, l'affondamento nel porto, di quell'unità da pesca. Ah, l'ultimo. Vedi che significa come c'hanno il coraggio di ripartire, si rimboccano le maniche. Mi ha detto che loro vivono in porto. Sì. Poi tornano a Bisceglie quando è il fine settimana. Giovedì, settimana lungo. Siccome mio padre è di Bisceglie, loro sono... paesani, quasi dei parenti, alcuni ci stanno dei parenti. Allora, io faccio le bolle, quindi posso mettere giù praticamente bolle. Adesso vi chiedo quanta, ma io direi tutta, ma sì, tanto il condimento basta, il condimento penso sì. Beh, guarda quanto è bello. L'ho fatto una volta, lo fa pure io. Oppure non ne sei Miss Mamma, oppure ne metto ce ne passa, oppure ne metto meno. Metti di meno, così metti. Così? Sì. È andato. Nel tempo di cottura di quella pasta non lo so. Ci sarà scritto, no? Così. Allora, prendiamo un forchettone, magari. C'è scritto lì la... Vabbè, tanto la proviamo. Allora, qui dice 9 minuti. 9 minuti. Allora, vediamo. Facciamo partire il cronometro. Sì. Noi ci regoliamo. Prego. A bordo non già abbiamo il cronometro. E qua invece noi è un a bordo particolare. Facciamo partire anche il nostro timer. Comunque anche mettendola giù tutta. Ma secondo me la possiamo mettere tutta. Sì, mettiamola tutta, ma che la lasciamo a fare? Perché non sapevo se la pentola. Là. Vedi come si può fare un primo, un secondo con le alici, un primo gustoso. Ci sono anche gli antipasti, perché vabbè, bisogna batterla prima, no? Nell'abbattitore si possono fare le alici marinate che sono... Perché la dobbiamo... Perché potrebbe essere... Per quella famosa avere... No, ma non, però non è... Io come non si chiama? L'anisakis? No. Però non è... cioè non lo so, io non è che adesso ci vedo... Invece cuocendole non c'è nessun problema. Alta temperatura e bassa temperatura. È stata fatta elimina quel è stata fatta una pubblicità batterio, negativa comunque. Sì, vabbè, ma non solo le alici, no, pure il salmone, pure altre. Sì. Allora, sono le 13 in punto. Infatti i ristoratori hanno gli abbattitori. Walter, 13 in punto. Signora, se siete d'accordo mandiamo un'altra pubblicità? Sì. E poi continuiamo, perché tra un po' è pronta la pasta. E noi la potremo provare, lo so. Vabbè. Allora. ci fermiamo un attimo, diamo la linea a Pietro in regia, la pubblicità e torniamo insieme. Vuoi arredare casa? Problemi zero. Scopri la nuova straordinaria promozione di Sante Mobili. Scegli i tuoi ambienti tra i marchi più prestigiosi nel nostro immenso showroom di San Nicolò di Teramo. Prendine il costo, dividilo per 18 e il gioco è fatto. I tuoi acquisti da 3.000 a 10.000 euro rimborsabili in 18 facili rate mensili. Gli interessi? Zero. Le spese? Zero. I costi accessori? Zero. Fino al 30 aprile 2015, TAN0 e TAEC0 per un acquisto senza pensieri. E ricorda, la promozione Problemi Zero è compatibile anche con il bonus mobili 2015. A San Nicolò di Teramo, di Sante Mobili.
dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Iper Sigma, prezzi bassi, sempre, da oggi e a Castelnuovo Vomano. Fantastiche offerte su tantissimi prodotti. Fornitissimi banchi di prodotti freschi con carne, pesce, salumi e panetteria. All'interno troverete anche un bar tavola calda. Iper Sigma è a Castelnuovo Vomano in via Nazionale, angolo via Pirandello. Le linee BioApta, frutto dell'esperienza e dell'attenta ricerca dei laboratori riuniti delle farmacie, nascono per rispondere con l'ampiezza della gamma e l'efficacia dei componenti alle soluzioni più appropriate per l'igiene, la bellezza e la protezione del viso e del corpo, garantendo la sicurezza di chi li impiega e la professionalità di chi li consiglia. BioApta, l'amica della tua pelle. Eccoci che rientriamo, allora qui proprio la cucina va a 100 all'ora, la pasta si sta cuocendo, però che dobbiamo fare una prova in diretta, noi certo già durante la pubblicità abbiamo provato, questa prova l'abbiamo fatta. Io provo pure. Sì signora, anche beh, certo. Io mangio tutte le spine, certo. No, non possiamo brindare con la ricetta, però è come se fosse. È buono. Sa proprio di mare, è buonissimo. E lei, è uno spettacolo. Croccante, buonissima. Complimenti. Ma assaggiamo. Allora, è la prima volta che sono ai fornelli insieme a un uomo, perché nel mio regno non ci faccio entrare nessuno. Mariti, figli, parenti, cugini, fratelli, nessuno. Nessuno. Quindi vabbè, oggi una collaborazione gelosa dalla cucina. E la riproporremo, questa coppia. Quando andiamo se in lo mare, vorrà la signora Sabrina. Certo, quando andiamo noi torneremo in mare i primi di marzo. Allora sempre se tutto va. Portiamo il prodotto caro a Walter Squeo. E portiamo le vongole che sono. Adesso c'è un momento di riposo. Di riposo. Poi credo che secondo la nostra ci riposeremo a marzo in mare, poi aprile ci riposeremo di nuovo. Perché è il momento che tutta la primavera fiorisce. Perché devono crescere le vongole? No, le vongole hanno il latte, si dice. Il latte? Si riproducono. Si riproducono. E il mese d'aprile è necessario per il fermo vongole. Anche perché arrivano le seppie ad aprile. E poi quando riprende... Lo sai che arrivano le seppie ad aprile? Arrivano le seppie? No, io non lo so, però se arrivano le seppie io non posso arrivano essere Arrivano le seppie, logicamente sotto costa... E noi le aspettiamo, mettono tutte attenzione alla posta per le seppie e noi con le vongole non riusciamo a pescare, capito? Quello è. La signora dobbiamo far bere, evidentemente è una piccola lisca di Alice. Sì, sì, può tossire tranquillamente, però abbiamo il vino, con quello possiamo risolvere. No. A posto. Allora, e questo Walter conferma che siamo in diretta, vedi? Sì. La conferma così della diretta. La diretta quello. Sì, va bene, adesso. No, non fa niente. Le prendo un po' d'acqua, signora? Questa è la sarda, Walter, allora. A differenza? A aprile arrivano le seppie, vedi? Ad aprile arrivano le seppie. Sì. E infatti tutti... Poi ti faccio la differenza tra sarde e Alice, che sono sarde. Ah, la differenza tra sarde e Alice la voglio scoprire. Eccola, sì. Questa è una sarda e questa è una Alice, vedi? Ah, mettiamola là. Questa è sarda e questa è Alice. Ah, la sarda è grande, quindi no? Quelle che hai messo lì in mezzo erano anche quelle... La sarda è più grassa, vedi? Mm. È pure più saporita. Sì, sì. Ecco. Sapete che andare a bere l'acqua? Sì, sì, vabbè, succede, no? Con le alici, con il pesce può succedere. Allora, per la pasta ho preso il timer. Mancherebbero 2 minuti e 40. Però no, forse ci conviene. Questa è giusta. Sembra già cotta. All'occhio aspettiamo, la sì. Lo vuoi mettere così? Fai tu apposta. Sì, dove mi posso qua mettere? O se no il fuoco di prima. Dopo lo dobbiamo riaccendere. Dopo togliamo la pentola. Ah, adesso. Ok. Allora, adesso solo per scolare. Avviciniamo un po'. Guarda lì che classe, senza scola pasta. Ma se uno è messo. Infatti per questo non ci vuole nessuno in cucina, no? Sennò... No.
E l'ha visto che era cotta con l'occhio? Perché ci vuole molto al dente, per il pesce, sì. Spaghetti devono essere al dente. Forse c'è qualche... No, quello perché fuori no, non c'è proprio, tanto poi la mettiamo qui. Ah, per suona, perché... Vabbè, possiamo anche spostarla. Dobbiamo ancora raccogliere... Non c'è voluto la scuola pasta, vedi? Ecco qui. Non ce ne sono altri? Ma tolgo io. Allora, vediamo. Altri due. No? Li mettiamo, vero Walter? Ma tolgo io e... Allora, questo lo spostiamo. E facciamo saltare. Ma questo lo portiamo direttamente perché non si vede. Sì. Allora. Prego, signora, io riaccendo il fornello, chiamiamolo così, ma... Un attimo, ecco così. Questo è sicuramente un piatto speciale, vedi? Sono curioso di assaggiarlo. Allora, lì quello sta andando, ma... Addirittura si era spostato, si era spento, sai? Sì. Però no, l'olio è talmente bollente ormai che... Ecco qua, abbiamo finito con le alici. Abbiamo ripristinato tutto. Sì. Tutti i fuochi vanno. Sì. Guardate che trionfo qua la pasta, io no, mi stavo distraendo, ma... Abbiamo quasi finito a fare tutto. Quindi giustamente va cacciata particolarmente al dente per poi saltarla un poi po'. Sì, poi la saltiamo un po' padella. Così. Sa cucinare assai, cioè sei brava in cucina, non sapevo che tutta sta, vedi? Ha centrato l'olio, vedi? L'olio al punto giusto. Sì. Il pesce puro, perché sì, e poi è ben condita. Sì, perché con troppo pesce... Nonostante ne sia tanta. Sì. Possiamo rivederla la nostra padella, eccola qua. C'ha un buon aspetto? Sì, dopo la impiattiamo, vediamo come... Ma sì, bellissimo, sì. Bellissimo. Allora, io, vabbè, la facciamo stare adesso un po' e poi andiamo ad impiattare. Sì. Ecco, questo era il timer, che adesso sì, suona. Ormai. Eccolo qui, ma noi con gli occhi della signora Sabrina abbiamo Sabrina, fatto prima, altro che timer. Non in diretta, nel problema ci sta. Vuole già impiattare? Sì. Ah, no, facciamo riscaldare un po'. Prendo così la possiamo impiattare tra... Perché questa pochino. È pronta, eh? È pronta, sì, e allora sì. Perché poi dopo si asciuga troppo. Allora... Ma ci hai messo qualcosa di particolare, sento un profumo diverso? No, no. No? No. Ecco qua. Questi sono tre piatti. Che velocità, eh? Un pochino, così tanto... Vedi come si fa, ma mica hai lavorato in un ristorante, no? Anche come fa... Io la mamma cuoca. Ah. Eccolo là. Ecco. Beh, ma allora se c'è il mia segreto... Mia madre ha fatto la cuoca. Ecco dove si mette là. Vabbè, allora. Però poi mia madre è esperta in carne, a me mi piace cucinare il pesce, quindi... Bene. Tutte e due si completano, è perfetto. Sì. Che ha la cultura della carne. Io preferisco pure cucinare il... Oh, quindi prima ci hai fatto vedere la differenza tra sarda e alice. Questa è la sarda. La sarda è più grossa, ma tu la riconosci perché è più grossa, no? È perché è diversa, è più nera. La forma è diversa, sì. è più larga. È più larga. È buona uguale. Sì, ma il sapore è simile. È più grassa e molte volte è più gustosa la sarda. A me piace più la sarda. Eccolo là, sì. Vedi? Però sì, non è facile da reperire sui... Lo sai che io già sto prendendo le forchette, sì. Walter. Ma dopo, ma adesso dobbiamo finire. Sì? Sì, qua ho finito, ma dobbiamo cominciare a spiegare il fatto che... Perché noi intanto ci spezziamo il discorso dell'attenzione per il mare. Giusto. Tu me lo fai, mi togli la palla mentre la gioca. Tu gli... È che io purtroppo sono preso adesso delle volte. Adesso lui è preso. Da degli interessi, guarda un po', come si fa? Vai, riprendi, no? Il discorso. No, il fatto delle reti pure, mi stavi dicendo tu prima. Sì, e delle buste, quello che che può creare un soffocamento e quindi la morte di pesci importanti congelo, come tu lo sai, se tu ti fai un giro, ho già detto, credo, sul porto Giulio IX vedi la vongola che c'hanno tutto un secchio blu a poppa. Ok. E quello perché? Perché noi quando troviamo dei rifiuti in mare, li raccogliamo e li portiamo al centro di raccolta che sta sul porto. Sì. Questa è l'attenzione che c'è il pescatore sul per la salute del mare. Vorremmo che questa attenzione l'avessero anche gli altri. Anche i riportisti. Il pescatore. Ma qualcuno ce l'ha. Ce l'ha, dici?
Secondo me sì. Secondo tutti, te anche, no? Anche i riportisti che hanno quelle barche filanti. Denunciare, secondo me, bisogna denunciare. Se tu vedi un abuso sul mare, una cosa, bisogna. Sono d'accordo. Chiama il numero 1530 della Guardia Costiera. 1530. 1530 della Guardia Costiera, e quindi per un inquinamento, qualcosa che vedete, sì, che non va fatto in mare. Questo numero è giusto. Quello, però risponde, la signora ha impiantato, assaggiare. Dobbiamo assaggiare. E sicuramente non c'è, senza assaggiare non c'è, non c'è. Grazie. Dobbiamo assaggiare, ci scuserete a casa, ma questo voglio dire, fa parte del lavoro. Non c'è dubbio. Questo un pezzettino di Alice. Questo è un piatto da rifare a casa. Sì, 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 sì. Avete visto? Ci vuole anche pochissimo, eh? Andiamo. Mm-hmm. Buono. Mm-hmm. Allora va bene. Comunque. È buonissimo. La qualità della pasta, che pasta è buonissimo. Oh, sì. Allora no, questa era una pasta. Il segreto è quella, ecco dove, parlate. Ho colpito la cosa. Il segreto è la qualità della pasta pure. Certo. Si è messo una pasta. Questa è la pasta trafilata a bronzo. Che si sposa con. Sì. Si sposa. Cioè, perché mantiene la cottura. Deve essere sempre al dente. Buono, dopo, ma finisco dopo perché devo continuare a parlare di mare. Sì, anche io, dai. Se no. Vai. Ma tanto non si. Andiamo in pubblicità, bravo, bravo Pietro. Bravo il nostro regista che ci manda in pubblicità e noi possiamo fare altre due o tre forchettate, sì, e ripartiamo. Da questo discorso. Dall'inquinamento del mare e dalla tensione che hanno i pescatori e che dovrebbero avere anche altri per la salute del mare. Allora, l'ultima pubblicità e poi torniamo insieme. Ideal Casa a Teramo, liste nozze, articoli da regalo. Rivenditore autorizzato Lagostina, Guzzini, Ricerginori, Egizia Cristalleria. Ideal Casa è ceramica di Castelli, oggettistica di Capodimonte, rivenditore Foppa Pedretti. Ideal Casa è casalinghi e piccoli elettrodomestici. Ideal Casa di Quaresimale Felice, in corso di Amichetti 27, Teramo. Mondo Chef Catering accende di luce i vostri eventi. Disponibilità, buon gusto, cortesia e qualità sono alcuni dei nostri punti di forza, oltre ad una garanzia di economicità in rapporto alle esigenze. Offriamo soluzioni di accoglienza completo e personalizzato. Ricchi menù, varietà di pietanze, ricerche delle location con grande attenzione alla cura del servizio che rendono unico ogni evento. Mondo Chef Catering fonda da anni la propria attività su basi di semplicità e accuratezza. Mondo Chef Catering, strada provinciale per Menzano, frazione Santi di Preturo, L'Aquila. Ciao, sono Morgan De Santis. Voglio raccontarvi una storia che può capitare a ognuno di noi, ovunque. La storia può avere un lieto fine se ciascuno di noi sa cosa fare. L'area soccorso, vada subito al comune, c'è un defibrillatore, lo prenda e applichi immediatamente le piastre. Non invio subito la medicalizzata nostra del 118 in uscita. Via!
Una storia a lieto fine grazie all'acquisto di 67 defibrillatori che da oggi in Abruzzo sono a portata di cuore. Eccoci qua, 13-14 minuti sì, ancora abbiamo fatto una forchettata. Abbiamo fatto una forchettata più ampia stavolta. Buonissima questa parte. Ci ha visto, sì. Nella trasmissione parallela, cioè quella che non vedete quando va la pubblicità, qui si continua a parlare, a discutere, e lui non aveva questa grandissima fiducia, nel senso, ha pensato Walter, ma una signora, una miss, bella, diceva, chissà se sa cucinare, ma la bellezza non esclude la qualità anche in cucina, la capacità in cucina. Il piatto devo dire infatti, che... è molto buono, perché la signora dice che mi piace mangiare, mi piace cucinare, giusto? Certo. Sarà la qualità della pasta, il modo di una cura. Quindi un cartellino giallo a Walter Square. No. Il prodotto fresco. No, vabbè, certo, allora, gli ingredienti principali. Però vedi, a gravare la tua posizione, avevi fatto un complimento, sì. Poi si addirittura no, però è anche, anche che ha visto la cottura, occhio. Bravo. Hai visto quanto ha squillato la cottura, telefono? La cottura, sì, dopo voi era scorta, polente era. Allora, oltre sì. Poi ribadiamo la ricetta. Anzi, la vogliamo ribadire. No, la ricetta la ricordiamo, Sabrina. Certo, perché è stato tutto molto veloce. Allora, nella padella ha messo olio. Aglio in camicia, poi lo togliamo. Sì. Cipolla. Si soffrigge, facciamo soffriggere. Ma neanche abbiamo... tanto era fatto soffriggere, sì, vero? Pochissimo. Un po', appena cominciava. Per tirare fuori i sapori. Da tutte, dall'aglio e alla cipolla. Benissimo. Poi mettiamo i pomodorini, pachino, sì. Tagliati a pezzetti. Tagliati in quattro, li ha tagliati. Sì, tagliati in quattro. E poi facciamo soffriggere ancora un pochino. Mettiamo una sbruffata un pochino di vino bianco. Sì. Vino bianco buono. Sì. Anche questo ha avuto... Perché se il vino non è buono rovina il piatto. No. Questo il vino bianco, sì. Poi il vino bianco. Sì. Poi aggiungiamo le alici. Per le alici vanno spinate, cioè sfilettate, sì. Solo il filetto. E facciamo continuare a cuocere un pochino. Tanto. No, non tanto. Perché secondo va detto come? No, già è pronto. Però è buono, sì. È molto no, buono. Allora, il pesce deve essere... cotto poco. Gli ingredienti essenziali. Mm-hmm. Fresco, la freschezza. Cioè, certo. Cioè, bisogna riconoscere la freschezza. Tu la freschezza la sai riconoscere. In primis la freschezza, sì. Perché io non cucino niente di congelato. Eccola. Sì. Io molte volte giro, niente di congelato. Vado a Roma qualche volta e guardo questi supermercati. Uno che se ne intende vede subito dove sta la magagna. Cioè sì. Che il pesce non è fresco magari. Bravo, sì. Da molte cosa si riconosce? Su, velocemente, una alice fresca. L'alice si deve reggere in piedi. Esatto, deve essere rigida. Sì, insomma, la carne è ancora bella tosta. Quando sfiletti, sì. Perché il problema è lì, che se l'occhio del pesce. L'occhio se del l'alice non è fresca, quando la vai a sfilettare si spappola nelle mani. Ah. Invece se è fresca la sfiletti e si apre come un libro. Mettiamo le sogliole, il colore delle sogliole. Sì, giusto. Si apre come un libro. La sogliola, se è bella colorita marrone, è buona, ma se è sbiancata... Ha fatto. Cioè, quello, i prezzi che ho visto là sono dei prezzi che... Poi l'alice, non so se è molto delicata. Sì, l'alice è delicata. Bisogna... Qui deve stare in piedi, comunque. Sì. Non la prendi in piedi. Se fa così... Anche la triglia, tutte le... capito? Poi è l'occhio del pesce. Come deve essere? Deve essere sporgente. Sporgente. Non deve se è piatto, deve essere... quanti giorni c'ha se è piatto? Minimo 3. 3 giorni. Cioè non purtroppo può neanche più risolgere. Bisognerebbe educare la... Noi che siamo di mare, sì, sia benissimo. Io che lei lo sappiamo. Cioè non è che ci prendono in canzone, come dicevano i vecchi. Ci prendono in canzone, è giustissimo. Allora, però, quindi, abbiamo detto la ricetta tutta quanta. Sì, poi metti giù la pasta, la tiri fuori al dente per rilassarla un po' in padella. Saltare un po' in padella per fargli assorbire un po' tutti poi i sapori padella salta. E poi in bocca. Esatto, e ce la mangiamo, ce la stiamo mangiando, infatti è buonissima. Invece le alici... E sarde fritte, le come le fatte? Sono normale. Ha tolto la testa? Tolto la testa e mettilo l'interiore. In farina e friggi. La lisca qui però è il segreto è la freschezza, che tu guarda, cioè, ecco, guarda la sarda.
Guarda la sarda, che spettacolo. Io viene già, come la vedi, viene tu sai pure come si chiama sta sarda, per quanto le conosci. Questa è la sarda e questa la, è l'alice. L'alice, la differenza. La sarda è più larga, è più piatta. Più grassa. È più grassa, ma io la adoro, la sarda la adoro, la sarda fresca. Tu sei più per le sarde. Facciamo... Mi stai a trattare male le alici? No. Vabbè. Tutte e due sono buone, cioè però la sarda fresca deve essere fresca, perché la sarda parte prima della lici. Quindi allora deve essere freschissima, proprio. Deve essere, sì, la sarda. Bene, ma bene. Molte volte le troviamo fresche. Io l'ho vista in uno dei banchi più di pesce fresco visto, l'ho vista in Campania, dalle parti di Salerno. Bene. Un banco del pesce bellissimo, sarda. Vabbè, ma anche da noi sarda, sono queste... Sì, anche da noi. Questa l'hanno presi pugliesi al porto di Giulianova. Sì, questa sì. Ma io ho visto un banchetto piccolo, raccolto, è veramente di pesce buono. Bene. L'unico che ho visto finora, veramente, perché io sono curioso, come Federpesca, tu sai che sono coordinatore, no? Allora quando giro sono curioso di vedere la qualità del prodotto, i prezzi, la qualità, perché devo rapportare pure cioè più o meno a far sapere in regione come Forse la sarda è leggermente più spinosa, io la preferisco, leggermente più spinosa, sì, c'è le spine sotto la pancia, però non è... Ah, c'è un po' più di spine, sì. E una di quelle ha dato fastidio alla nostra la sarda signora Sabrina. Niente, la signora ci ha promesso il timballo, ha detto, non so se l'ha sentito. L'ho sentito durante la trasmissione, ma un timballo di pesce o un timballo classico? No, di pesce. Di pesce, rigorosamente. È la mamma che tratta la carne, quindi lei, la signora Sabrina... Tratta e come lo fai? I piatti a base di allora, pesce. Il timballo di pesce si fa bianco con le crespelle. Sì, le scrippelle. Logicamente devi portare da casa perché le qua. Certo, ci mettiamo a fare le crispelle, pure... ci mettiamo un'ora solo a fare quelle, quindi rigorosamente fatte in casa. Sì. E poi c'è il suo procedimento. Vabbè, che vedremo qua. Adesso se vi svelo ora. No. Però lo facciamo. Ci riusciamo in un'ora? Tra un mese? Sì, magari sì. Porta già qualcosa. Sì. E poi quanto tempo di cottura deve avere? No, poco. Il pesce bisogna solo il fuoco anche là. Dobbiamo usare il forno. È sempre tutto cotto, cioè non è che si mette a crudo nel timballo. Si fa sempre quindi magari portiamo in già bianco. La materia prima magari già deve essere cotta quando faremo il timballo qui. No, vabbè, no, posso anche, fare perché è sempre, è sempre veloce. L'unica cosa è ci si mette tempo a fare le crespelle. Le scrippelle, perciò quelle le portiamo fatte. Sì, sì, sì. Il forno è operativo. Il forno c'è, operativo. Sì, sì. Poi nel timballo ci vanno vari tipi di pesce, però al limite li porto spinati. Già. Sì, tutto spinato. Beh, tutto spinato e cotto. C'è un sacco di pazienza a fare il timballo. Sì, lì la cottura deve essere... Questa è cosa della donna, comandante. No, l'imbarca che mi sa che non ti viene bene. No, perché la cottura poi deve essere in base alla consistenza del pesce. Prima vengono messi i calamari... Poi vengono per la cottura. Sì, per la e sua poi invece cottura. Va tutto al forno per amalgamarlo in sostanza. Beh, poi il classico timballo che uno mette al forno. Prodotto fresco, perché se bello, non ci facciamo, se non ci metti il prodotto fresco si sente. Sì, sì, poi questo ci devi pensare tu. È bravo. Ma allora la materia prima è reperibile da te. Allora, quindi questo tra un mesetto giù di lì tornerà a trovarci. Al momento che noi torniamo con il comandante a vongole, facciamo il timballo. Ci vanno le vongole, certo. Il timballo? A meno male. Se no lo disconoscevamo il timballo. Allora, per portarlo bene a cottura tutti gli ingredienti, io metto sempre un po' di liquido di cottura delle vongole. Eccolo, vedi? Brava, questo quindi è bello sa di mare. Vedi il segreto, come sai i segreti della vedi? Cucina? Di cuoca. In Spagna fanno la stessa cosa, usano sempre vongole. Come dici tu, il brodo delle vongole lo mettono appertutto. Beh, io con quello... Come la famosa sagra dell'Annunziata, noi facciamo per beneficenza, lo sai, no? Sì. E noi il prodotto base è la vongola. E poi con l'acqua delle vongole... Dal momento che metti quello puoi omettere anche il sale, perché sono già saporite le vongole, quindi non metti sale. Allora, ci stiamo portando avanti col lavoro, ma poi lo faremo sì, abbiamo svelato pure un po'. Allora, che cos'è Oppi? OP, organizzazione produttori. Noi la prima in Abruzzo l'abbiamo fatta noi del Cogevo. Organizzazione produttori di vongole. 30 imbarcazioni, sì, di vongole. Abbiamo Teramane, quindi, della provincia di Teramo. Sì, abbiamo chiesto al sindaco Mastromauro uno stabile a Giulianova per
per attuare il famoso centro di spedizione, di modo che possiamo vendere direttamente il prodotto per scansionare. E come se fosse una vongola doc? Sì, una vongola doc di Giulianova, perché merita. I giovani vogliono, come si dice, i ragazzi, anche mio figlio vuole andare avanti. Cioè, non, io mi sono inferiore di livello, ma i giovani sono mentalmente sono più aggiornati da noi. Vabbè, anche perché magari hanno più capacità. Ha sì, ormai 30 anni che vado in mare, capito? Sì. Sono pure. Non dire che sei stanco. No, dai. Stanco no, però sei giovane, è la gioventù che deve andare avanti. Questo è vero. Con che possono tutti, lavorare con più, tutti... ancora di più. Sì. No, ma riescono di più, sono più informati, più culturalmente più ferrati. Sì. La Oppina con uno strumento importante, lo so che è importante, faccio andare avanti mio figlio, loro che... Cioè devono più, portare avanti questa... Ma c'hanno più entusiasmo di noi, sì. Ci credono. Ma noi abbiamo visto tante di cose, ormai non crediamo, perché magari abbiamo preso tante delusioni. Un po' più delusi. Sì, sì. Invece loro vanno. Loro vanno perché siano entusiasti, le delusioni loro le possono sopportare, noi no. Quelle che ne abbiamo preso, anche sul parco quante volte ho combattuto linguinamente, 20 anni che faccio denunce... Mi chiamano a casa, l'altro c'era l'influenza, stavo a casa, mi chiamano, sai, qua giù esce acqua nera, vado, mi rivesto, vado giù, vedo tutta una cosa acqua nera, insomma. Beh. Dopo tu rimani proprio, dopo 20 anni che facciamo denunce, facciamo esposto, e tu ancora mi ritrovo con tutto sto fiume nero. Cioè, non va bene. Non va bene. Non va bene assolutamente. E quindi come denunciate, dove, a che numero? 1530, che guardi costiera, poi c'è quello il numero per della... per il mare. Sì. No, ma comunque la Guardia Costiera è tutela pure. Anche per i corsi d'acqua. Li ha verbalizzati qualcuno dei corsi d'acqua. Sì, sì. Va bene, un paio di minutini alla fine della nostra trasmissione. Abbiamo cucinato tutto. La signora ancora... Quella lischetta di traverso purtroppo ci dispiace che sia finita. Ma ci voleva il timballo, vedi? Il timballo che è tutto pesce spinato... Ho avuto la febbre, quindi ho un po' di postumi di tosse. Ecco, non è la spinetta. Purtroppo. Allora, prima di salutarci, ricordiamo invece i prossimi appuntamenti con il concorso di Miss Mamma della signora Sabrina. Allora, il prossimo appuntamento è il 21 al Contichi, c'è una selezione. Il 21 sì, di febbraio? Qualcuno potrebbe venire in trasmissione il sabato il a presentare la... Il 21 di febbraio al Contichi. Tutto si può fare. Oddio. Al 21 febbraio al Contichi c'è questa selezione. C'è poi... l'ennesima, un'altra selezione e poi ci saranno le finali in estate. Quindi... Quelle che ha detto, a luglio e agosto. Luglio e agosto. Va bene, poi seguiremo. Sì. In bocca al lupo intanto per questi appuntamenti. Grazie invece per oggi per averci cucinato questa delizia di questo spaghetto. Ciao. Sì, siamo alla fine. Ah. Sì. Siamo ai saluti. Possiamo mangiare spaghetti. Come vuoi salutare? Adesso me lo voglio... Comandante, come vuoi salutare? Ci vediamo a marzo. Occhio al mare, diciamo. Occhio ai fiumi al mare, denunciate e se no scrivete sulla mia pagina Facebook. Ecco. Così ci penso io. Walter Squero. Così ci penso io, non c'è problema. Va bene, grazie a tutti. Grazie alla signora Sabrina per essere stata con noi a Teleponte. La ritroveremo a marzo. Sì, a marzo. Con il famoso timballo. Quando tornerà Walter Squero con il timballo di Scrippere, timballo di pesce. Grazie davvero a tutti, a Walter e a voi telespettatori. Buon pranzo. Arrivederci.